Siamo Fano, all'Associazione Culturale Il Sentiero dell'Anima. Qui con noi c'è Caterina Fantoni, danzatrice, che terrà il corso di formazione rivolto a tutti quelli che entrano in contatto con i bambini. Ci può parlare di questo corso? Si tratta di un corso per condividere con gli insegnanti tecniche e metodi per migliorare le capacità attentive e motivazionali dei bambini. E attraverso linguaggi globali e l'arte, quindi anche l'invito alla lettura, che è molto importante per sviluppare l'immaginazione e anche quelle qualità, diciamo, che sono naturali nel bambino, anche l'attenzione, la concentrazione, che spesso invece vengono trascurate proprio perché non c'è un naturale svolgimento nell'apprendimento, no, di queste delle qualità. E quando inizierà questo corso? Inizierà in ottobre, il primo incontro è il 19 di ottobre, capita di venerdì, e sarà focalizzato sul laboratorio gioco yoga danza, proprio perché la corporeità è la prima cosa da sviluppare. Devo dire questo, che questo corso vuole mettere in risalto quanto sia importante nei bambini l'equilibrio tra gli strumenti della maturità, quindi il corpo, l'intelletto, la volontà e ovviamente i sentimenti, no? E le emozioni. E questo è per me molto importante, infatti è nel mio percorso di vita, diciamo, ho sperimentato che la maturità giunge, no? Solo quando c'è questo equilibrio. Quindi i bambini devono essere aiutati in questo, nel loro percorso scolastico e anche fuori della vita. Quindi è questo corso anche rivolto ai genitori e a chiunque voglia comunque conoscere meglio anche se stesso, perché insomma... Quindi un supporto essenziale per entrare in contatto con i bambini. Sì, per saperli coinvolgere e motivare, perché loro hanno la capacità naturale di apprendere in modo anche divertente e anche insomma canalizzando le loro energie, se c'è appunto questo flow learning. Ecco, questo metodo dell'educare la vita, appunto, che è un metodo olistico, viene da Paramahansa Yogananda, che è colui che ha portato lo yoga in Occidente. E lui ha fondato proprio la Wisdom School in America, che tuttora insomma va avanti anche all'età delle superiori, e quindi insomma è un metodo comprovato, insomma, che sia lo yoga, la corporeità e il lavoro, diciamo, artistico è ispirante, no? Quindi aiuta. Va bene, grazie per l'intervento. E verremo numerosi al suo corso. Grazie.